Ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e visto che oggi è il 22 marzo ed è uscito Dragon's Dogma 2, io sto giocando a Rise of the Ronin. Infatti hanno fatto la bella pensata di farli uscire lo stesso giorno, però per il mio gusto personale sono molto più attratto da un gioco con l'ambientazione giapponese con i samurai che non un fantasy, un action RPG, comunque con uno stile abbastanza occidentale. Perciò prima ho voluto giocare questo. Intanto ci godiamo questa bella introduzione. Il gioco è fatto da Koei Tecmo, sviluppato dal Team Ninja, che sono gli autori. Un tempo si sarebbe detto di Ninja Gaiden e Dead or Alive, ma ormai quelle sono serie in, chiamiamolo, non declino, ma in disuso, perché non sono usciti nuovi capitoli da svariati anni, e li si ricorda più che altro per Nioh e Wolong. Infatti anche questo ha delle meccaniche Souls-like, ma resta un, si può dire un action RPG anche questo, perché nonostante la difficoltà volendo possa essere alta, visto che si può scegliere il livello di difficoltà, c'è da dire che si basa molto sul farming. Infatti una cosa che secondo me in tanti hanno sbagliato giocando a Wolong Fallen Dynasty è considerarlo un Souls in cui si va avanti finché ci si riesce. Invece no, è un action RPG con delle fasi di farming anche abbastanza palesi quando trovi dei nemici abbastanza, diciamo, deboli o comunque facili da sconfiggere, che danno un bel po' di punti esperienza vicino a un punto diciamo di cura, il falò, che in quel caso sono le bandiere. Poi non so esattamente cosa siano. Intanto vediamo un po' le opzioni. Impostazioni di gioco. Possiamo scegliere il numero di set utilizzabili. Possiamo saltare i filmati, quelli già visti, che ci, in caso di morte contro i boss non ci fa rivedere tutta la scenetta. Questo, vabbè, di base sono messe così. Ok, le funzionalità online le teniamo, anche perché è un gioco che a differenza dei Souls prevede la cooperativa, ma non la gente che ti viene ad uccidere perché si è stufata di giocare a un personaggio uber potente, quindi ti viene a dare fastidio, ma semplicemente possiamo fare una partita online con altri tre giocatori, cioè con tutti in tre giocatori. Quindi un po' come Wolong con due aiuti che possono essere gente casuale o nostri amici. Quindi qua possiamo fare anche nascondi tutto per togliere l'interfaccia e averla bella pulita. Possiamo avere anche i danni ai nemici, se vogliamo proprio renderlo in stile GDR. La visuale, c'è anche le velocità, che è una cosa molto ma molto utile, anche la sensibilità dell'aggancio. Ah, la lingua dell'audio, c'è anche l'italiano. Proviamo l'italiano, poi semmai mettiamo il giapponese, vediamo un po' com'è l'italiano. Dimensioni, facciamo media, va. Però non mi fai vedere lo sfondo. Ok. Priorità agli FPS, alla grafica o al ray tracing. Mettiamo agli FPS, va.
Motion blur, ok, l'aberrazione cromatica, se non è fastidiosa, a me piace tenerla accesa, in alcuni giochi però è davvero troppo fastidiosa. Ok, ci sono delle accessibilità abbastanza interessanti, la mira assistita. Grilletti adattivi a me piacciono un casino, li voglio sempre, ne vorrei di più. Ok, poi qua ti ripeto un po' le cose, però abbiamo anche l'uscita effetti audio 3D. Ok, bello la possibilità di cambiare in versione notte per non fare poi troppo casino, anche se in realtà poi se la teniamo a tutto volume non è che cambia più di tanto. Ok, fare effetti delle animazioni ci sono un po' di più. Partiamo. Mettiamo Alba, che sarebbe facile, normale, difficile. Poi si sblocca, una volta finito il gioco, una quarta difficoltà, che purtroppo ti obbliga per fare il platino, o meglio, un trofeo specifico, giocare un capitolo, una missione in realtà, in quella modalità, però è una cosa da fare nell'endgame con il personaggio già Tre potenziato. secoli or sono, il Giappone venne unificato dallo shogunato Tokugawa. Si chiuse al resto del mondo e, per un certo periodo, prosperò come stato il suo mare. Non mi dispiace, dai. Vediamo un po' poi come sono le voci dei protagonisti. Ma forti tensioni covavano dietro la sua parvenza di tranquillità. Questo anche come Nio prende spunto dai Il da feudatario cose Dai era reali, tenuti sotto stretta sorveglianza, però poi l'obbligo tutto il era resto è svilito. romanzato. Ma il malcontento si addensava, avvicinandosi sempre più al momento dell'esplosione. Dovrebbe non esserci L'oro cose del Giappone magiche, esploso, ma stavano venendo limitarsi forgiate in appunto alle segreto tecniche di fiamme per spada. Da decenni. un punto di vista tecnico non è eccezionale, ma in Ma le realtà forze dello shogun i lo giochi da Koei scoprirono Tecmo lo e erano un attuarono tempo, repressioni soprattutto su esanguinanti. PlayStation 3, perché sfruttavano il fatto di una certa, si può dire, limitazione. Ad esempio Ninja Gaiden era uno di quei giochi alla Devil May Cry con le inquadrature fisse, quindi aveva la perfezione in certi dettagli che invece un open world come questo faticherebbe a fare. Avevano preso in considerazione un'altra arma forgiata a Kurosu, i guerrieri conosciuti come la lama velata. Quindi qua i ragazzini diventano... Abili negli stratagemmi, non da meno nella via della seta, questi assassini Scusate, senza nome non avevano questi eguali. cambi di clima repentini. Sotto lo sguardo dei forgiatori di lame, abbinavano le loro abilità in coppie definite lame gemelle. Separatamente incredibili, insieme inarrestabili. I destini delle lame Ok. gemelle sono intrecciati da No, voglio secoli. vedere perché mi sono informato il minimo indispensabile e non so se si può scegliere tra maschio e femmina, perché appunto la cosa dei fratelli, dei gemelli, le spade dovrebbe appunto sì, si può scegliere. Alla base. Sì, voglio vedere, infatti possiamo scegliere il tipo 2, è quello femminile, così molto orientale, questo già occidentale, nero, ok, sì, capisco che il concetto è gli stranieri in Giappone, però... E questo è William. Questo è chiaramente William di Nioh invecchiato.
Devo dire che questo è proprio il classico samurai giapponese. Poi adesso che sto guardando Shogun, mi viene da dire che è apprezzabile e è abbastanza giovane, perché gli altri orientali sono un po' troppo vecchi, troppo maturi. Anche questo è comunque adulto, questo è un po' anzianotto, questo mi dà l'idea di più giovane. Ok, tipo biancheria, però non me lo fa vedere. Ok. Ah, questo è proprio per cambiare drasticamente. Anche un po' come Dragon's Dogma, bello. Ah, qua lo posso invecchiare. Ah, voglio vedere una cosa. Se posso ringiovanire questo, che mi piace un po' di più. Non tanto. Perché voglio fare il samurai sbarbatello. Ok, vediamo poi le altre cose. Queste sono tutte per cambiare, proprio andando a modificare i piccoli dettagli. E questo è più da samurai. Vediamo questo. Questo all'indietro è un po' più curato. Non me li fa vedere uno dietro l'altro. Ah, l'attaccatura mi piace di più. Scegliamo lui. Vediamo se gli altri tagli, perché lo voglio col codino da samurai, perché non so ancora se schierarmi con lo shogunato oppure no. Ah, queste sono le conciature da donna, ok, però starebbe benissimo con i codini così, perché effettivamente anche questa mi piace. Così è più da samurai all'antica. Ah, la frangia. Questo mi piace come opzioni. E questa è una cosa figa. Poter scegliere il tipo di frangia. Indipendentemente dai capelli. Questa così. Perché vuole essere un cappellone trasandato con un po' di barba. Mi piace, mi piace. Questo mi piace un sacco. Vediamo un po' di colore. Vabbè, neri. Non avrebbe senso farli colorati per me. Voglio fare un personaggio abbastanza realistico come design. E come dicevo, non so ancora se schierarmi con lo shogunato oppure no. Però voglio avere un aspetto un pochettino più da samurai di altri tempi, e probabilmente, non lo so, potrei schierare, dipende come sono le storie. Così. Ok, tipo di Ricci, no, non voglio di Ricci. L'altra era la barba e la mascella, ok, poi puoi scegliere eyeliner, ombretto, ciglia, fard, lo smalto.
massa muscolare non è che cambi drasticamente, eh? No, voglio fare un po' più muscolosa, comunque addestrato. Le dimensioni corporee teniamo quelle, tatuaggio vediamo. Ok, ah. Non c'è uno zoom? No. E questo sembra molto... No, questi troppo eccessivi, così eccessivi no. Questo fa tanto Yakuza, mi piace, sì. Poi non si vedrà, perché per tutto il gioco non saremo mai a torso nudo probabilmente. Andiamo. Non fallire. Andiamo. Non fallire. Troppo calma. Andiamo. Ah, sono Andiamo. solo due tipi? Andiamo. 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 Puoi cambiarne il tono. Andiamo. Ma no, quella è troppo la voce da Ugone. Teniamo questa, va. Andiamo. Così sembra un bambino, però. Cioè. Andiamo. 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 Dai, così. Le opzioni. Questo dei codici. Ok, così puoi probabilmente condividere. Naturalmente lo chiamiamo Kyo. Poi eccessiva questa cosa di queste opzioni. E adesso dobbiamo creare l'altra. Ecco, questo non ho capito se poi li usi entrambi a rotazione oppure no. Allora vediamo di crearla in maniera decente. Anche qui. Questa è un po' troppo giovane. Ah, i personaggi base non mi dicono quasi niente. Soprattutto le donne sono abbastanza bruttine. O meglio, sono un po' troppo... Questa addirittura sembra soprannaturale con gli occhi spiritati. Ok, un po' eccessiva. Cioè, si è passato dai personaggi ipersessualizzati di Dora Live e Ninja Gaiden, perché c'era anche un director particolare, a questi che sono davvero molto ma molto anonimi. Ma questa è un po' più carina come... come viso. Vediamo. Ah, vediamo con l'invecchiamento. Per non farla sembrare una bambina.
Ok. Che dovrebbero più o meno avere la stessa età, prima sembrava proprio una bambina piccola. Fa strano. Ha i capelli con la coda rivolta in avanti. Ok, poi gli altri sono letteralmente comunque quelli anche per gli uomini, sono uguali, infatti. Troppe trecce, troppo corti no, questa è più da damigella, perché sennò poi diventano troppo simili. Con la coda di lato. Trucco. Sono proprio le super ciglia, diciamo una versione un po' più corta. Così. Anche le unghie dei piedi, siamo. E se poi però mi fai vedere le mani, ecco, questa differenza dell'editor di Dragon's Dogma non ti permette di vedere poi la parte del viso. Ok, no. Perché le carte da Hanafuda e le pitture facciali così, no? Grazie. Segni distintivi viso, corpo. Questo è un po' esagerato. Tipo 2, dai. Perché ce li ha lì? Un tatuaggione sulla schiena. Belli. Così, tipica ragazza al bacio. Con la tigre e il dragone che si affrontano sulla schiena, cioè una che non lo lascia dire. Sentiamo le voci. Andiamo. Andiamo. Non fallire. Andiamo. Non fallire. Ok, tipo 2
è meglio di altre. Così, un po' di trucco, i capelli fatti in modo un po' particolare. Sì, ci abbiamo messo un casino. Ok, assassino, distruttore, ci fa vedere armi consigliate, però non capisco quali siano. Principiante, ok, il principiante è un po' il discriminato di Dark Souls, puoi scegliere qualsiasi cosa. Facciamo strategia menzogna. Assassino che punta sulla forza, usa le spade singole. Invece qua assassino. Ok, ho messo di più per fare la creazione del personaggio che altro. E adesso vediamo un po' di iniziare, di vedere com'è il gameplay, perché io spero tanto che abbiano mantenuto la tipologia alla Wolong, che è molto meglio di quella secondo me di Nioh, soprattutto per le counter. Allora, scegliamo di usare l'uomo. E gli stendardi sono come, diciamo, quelli di Wolong, sono i fuochi, però ti danno anche il teletrasporto e in equipaggiamento puoi avere, come in Wolong, la varia scelta, diciamo, della tipologia. Qua vediamo anche le abilità, ce n'è un sacco. Adesso non ho niente, l'enciclopedia i personaggi sono quelli, però ci permette già di salvare. Poi proprio il salvataggio manuale. Ok, non mi dispiace, anzi, sono contento di essere riuscito a finire Final Fantasy VII Rebirth, perché mi servivano i 146 giga di installazione che aveva Final Fantasy per metterci quasi 100 di Rise of the Ronin. Alla bar, noi siamo bravi con la katana o con l'odaci? Doppie spade. Ma non hai ancora scelto. E un attimo, pigliamo la katana. È meglio scegliere qualcosa alla tua portata. No, io voglio come arma secondaria. Posso prenderti un po' di tempo per abituartici. Ok. Così, sì. Allora hai scelto questa? Bene, andiamo. Ah, tecnicamente comunque mi piace. Ricorda un po' Ghost of Tsushima. Allenamento o no, io non mi tratterrò di
Molto veloce il combattimento. Prendiamo cose. E l'infoderare la spada, che non è comodissimo. Hai già il rampino? Fico. Questo l'avevo visto e pensavo come Sekiro. Però avercelo già di base. Bene, riscaldiamoci, ti va? Ok, c'è lo sbilanciamento, non sono riuscito a sfruttarlo io perché stavo facendo la combo. Vediamo un po' se trovo altri oggetti. Mi piace il design realistico, funzionale. Le musiche sono abbastanza calme per adesso. Si corre con il cerchio. Da quello che ho capito, quando sei in città o stai esplorando, come anche in Elden Ring, non consumi la stamina, ma la usi solo nei combattimenti, che è una cosa furba. Siamo lo stendardo. Però a differenza di Wolong, non ti abbassa la difficoltà, perché la difficoltà l'hai già scelta all'inizio, quindi... La cosa interessante è che è un open world, quindi puoi andare in giro liberamente. E mostratemi cosa avete appreso. Questa volta riuscirò a sconfiggere. Allora. Ok. Sì, così. Anticipa le mosse. No, sto... Ok, a combo concatenata. E questo gli abbatte il ki. Conosco ogni tua mossa, dovrai fare di meglio. Vediamo. No. Sì, però il fatto che ogni volta ci siano le schermate che ti bloccano. Sei migliorato. Ok, tutorial un po' vecchio stile. Sì, bello. Però fatto. Andato bene. Ora combatterete con me. Vi affronterò entrambi. Anche perché preso malissimo e fanno anche gli attacchi doppi, figo. Sono una nella lama volante. Vediamo se vi hanno plasmati come si deve.
La collaborazione. Ah, possiamo anche cambiare il personaggio. Oh, sembra che stiate facendo progressi. Tra l'altro, ok, posso cambiare. Sentite cosa si trova a essere una cosa sola. Bello. Finisce qui, però. Ma voglio capire, li posso usare entrambi in contemporanea? Ho una nuova missione per voi. Fa molto Assassin's Creed Syndicate con fratello e sorella. Ferme al largo della costa di Yokohama. Salitevi a bordo di nascosto e rubate il messaggio segreto del Commodoro Perry. E se ne avete la possibilità. Così. Già che ci siamo, uccidetelo. Così. Ok. Una risposta degna della lama velata. Oggi è il giorno tanto atteso dal nostro clan. Vediamo. Voglio vedere un po' l'esplorazione in giro, perché puoi anche andare a cavallo. Hai una sorta di agliante che ti permette di planare in giro, oltre al fatto del rampino con cui puoi arrampicarti in giro. Sì. Ah, dovevo. Bene, so che non mi deluderete. Ora andate. Bello. E tra l'altro, come dicevo, c'è la possibilità di schierarsi da una parte o dall'altra, a seconda delle proprie scelte, ma non sono cose, diciamo, che vanno a precludere il progresso del gioco. Ovvero, quando ci sono le scelte, possiamo fare quella che vogliamo, a seconda del nostro gusto, finire tranquillamente il gioco, e poi, nell'endgame, c'è la possibilità di rivivere i capitoli precedenti, così da fare anche le altre, diciamo, ramificazioni. In un certo senso, quindi, non c'è il New Game Plus come sono abituati, diciamo, nei Souls-like, ma puoi rigiocare un determinato capitolo e fare la scelta opposta per vedere a cosa porta. Perciò questa è una cosa, secondo me, molto ma molto piacevole. Ok, qua mi sa che mi insegna le armi da lancio. Ok. Iniziamo. Sì, e ci va da nuoto? Allora, intanto... Ah, qua però adesso ad esempio... No, me lo fa fare lo stesso. Ok, l'equipaggiamento, lo stile di lotta, perché poi possiamo mettere altri stili di lotta che impareremo più avanti. Infatti, come nel video che ho fatto per parlare di Way of the Samurai 4, man mano che procediamo nel gioco possiamo imparare mosse, acquisire nuove armi. È una cosa molto ma molto piacevole. Intanto andiamo a sovrascriverlo, che permette poi di crearsi una build specifica. Quindi, a differenza appunto dei Souls, sì, c'è la build iniziale che ti cambia l'affinità con le armi, però per il resto al nuoto veloce e immergiamoci. Ah no, col quadrato. Non immaginavo si facesse proprio così. Attorno a galla.
Proprio quanto sangue. La gente che comunque non muore perché cade. Certo che se... Ok, dopo un po' gli cala la fatica e... è affogato. Ok, non sono riuscito neanche a fare l'assassino. Devo concentrarmi un bel po' di più. Ah, io sono stanco. Un po' troppe mosse a vuoto. Mi hanno tagliato la testa. Ispezioniamo. Curiamoci. Non ce n'era bisogno perché c'è qui allo stendardo, quindi potevo risparmiarmi la cura. Ci sta. Purtroppo mi sa che bisogna fare ancora tutta questa missione per sbloccare la parte free roaming. Diciamo un po' che questo è ancora il prologo. Ok. Non c'è tanta interazione. Pensavo ci fosse più interazione per scalare le cose. Invece... alla fin fine solo quando c'è l'icona del del rampino c'è la possibilità di arrampicarsi. Cerco di vedere se c'è qualcos'altro. Abbassati con L3. Ok. Ah. L'allenamento è stato davvero utile. Troppo facile. Ok. Perché c'era comunque già un cadavere? Perché è caduto da sotto, no? C'è un topo. Tra l'altro il gioco è pieno di gatti, che sono anche una di quelle cose collezionabili. E diciamo che per platinarlo bisogna finire la storia andando principalmente a fare tutti i vari collezionabili. Da quello che ho capito, tipo ad Assassin's Creed c'è le torri per andare a sbloccare la mappa. Quando ne sincronizzi tipo 3 ti vengono sulla mappa tutti i vari collezionabili della zona, che è una cosa molto figa, mi piace. Ecco. Ok. Troppo veloce. No. Mi farò uccidere per provarci. Ok. E la lama è diventata fiammeggiante per quello. E l'abbiamo decapitato. Abbiamo preso anche il fucile. Così possiamo fare gli attacchi da lontano. Abbiamo l'arma secondaria, o meglio, cioè l'arma primaria, ce n'hai due, e poi l'arma... l'arma da tiro. Allora, zoom.
E vi muovete troppo, sono negato. No, non voglio quello, voglio questo qua. Io perché si corre col cerchio. Adesso sto giocando a dei giochi in cui si corre con premendo l'analogico e quindi sbaglio tasto. Che cosa fastidiosa. Prendiamo un po' di pillole. Non ci sono cose particolari, devo andare sotto coperta. Così, in allegria. Apriamo il forziere. Ah, c'è una cura anche nei dettagli dell'ambientazione. Però il livello poi di dettaglio effettivo di alcune cose è abbastanza scarso, eh. Però a me della grafica non me ne importa veramente niente. Mi piace il feeling con il pad. So che adesso ci sei, infatti c'era lì. Troppo facile. Cioè la bandieruola. Visto lo stendardo. Perché devo accenderlo con la fiamma sotto non ha molto senso. Andiamo a vedere un attimino qua. Qua ci sono altre cose. Che no, vorrei che ci fossero dei segreti. Decapitazione a go-go comunque, cioè. Ah, lì è da dove sono arrivato. Quindi la porta di sopra, in realtà c'era qualcosa. Ho paura di perdermi qualcosina. Come minimo qua è chiuso e non me lo fa aprire. E non è qui, ok. Ah, qua è la cosa segreta. La sciabola. Lì è lì sopra. E allora sotto c'è qualcos'altro. Voglio vedere cosa c'è sotto. E mi piace esplorare. A differenza, diciamo, dei Souls-like dove... diventa un po' un palinculo andare in giro perché hai paura di morire, di incontrare nemici devastanti dietro l'angolo. Qua trovo, esploro e trovo dei forzieri.
Il fucile americano MK2 che è più potente di quello che sto utilizzando adesso. Vediamo qua se c'è altro. Poi come minimo sarà la via di fuga che dovevo prendere alla fine. No, devo capire con gli oggetti, infatti. Tanto va bene, non potevo arrivarci. Amico del giaguaro. Eh no. Non c'è paragone con la lama velata. Ok, cambiamo personaggio. Un po' macchinoso cambiare personaggio. Sono due, perché hanno dovuto fare premo il tasto e tengo premuto ancora. Così vado di sopra. Volevo vedere la... Ho preso la chiave. Ma dov'è la stiva? Ok, un cavolo. Lì però come ci arrivo? Ci arriverò da qua. Esatto. Ok, e qua abbiamo un forziere magico che vola. Ok. E per fortuna che ho già fatto la patch del day one. Insomma, tutta questa deviazione serviva solo per andare a prendere un forziere. Ci sta. Diciamo che la prova la finiamo qui perché è diventato molto più lungo del previsto, più che altro per colpa mia che sono stato un po' troppo a cazzeggiare. Soprattutto nell'editor. Però diciamo che le prime impressioni sono ottime. Pad alla mano, il gioco ha una grandissima responsività. Sono io che sbaglio e me ne rendo conto perché devo imparare il timing degli attacchi. Però è molto fluido. Molto più fluido di Nioh. E anche un pochettino più di Wolong. Hai la stamina, quindi non puoi attaccare sempre come Wolong, che invece si stanca solo quando usi le arti marziali e le magie, però è funzionale. Bisogna vedere se poi continuerà ad esserci questo, chiamiamolo, cambio di personaggio, perché mi sa che dopo questa missione verranno separati. Però bello. Molto molto bello, mi piace il metodo di esplorazione, riesco a giocarci perché ho scelto facile naturalmente, però insomma è finalmente un gioco con un bel gameplay, ma accessibile realmente a tutti, non come Elden Ring che te lo spacciavano come un Souls-like accessibile e poi dopo mezz'ora di gioco diventava di nuovo super impegnativo e ti facevo un po' storcere il naso. No, questo non dico che è facile perché anch'io sono morto prima, per fortuna c'erano
il secondo personaggio a tirarmi su, ma se ad esempio ci separeremo in alcuni pezzi e sarò da solo, sarei morto come un pirla perché non mi sono curato in tempo. Detto ciò, quindi il response iniziale, queste mie prime impressioni sono che il gioco è davvero ottimo, davvero davvero ottimo, e quindi sono soddisfatto, molto ma molto soddisfatto. Devo dire che va ben oltre le mie aspettative, perché mi aspettavo un Wolong in stile giapponese con meno elementi fantasy, e invece mi sono trovato un gran bel gioco. Per il feeling pad alla mano lo trovo anche meglio di Ghost of Tsushima, che puntava più su una sorta di realismo del Bushido, dell'onore, però alla fin fine era meno giapponese di quello che mi aspettavo, perché era un'invasione appunto dall'estero. Qua invece si tratta anche un po' dell'orgoglio giapponese, quindi appunto le scelte in stile RPG che farai durante l'avventura, che poi, come dicevo, sono molto libere perché non sei costretto a fare per forza certe scelte per avere un finale, ma semplicemente te lo vivi come vuoi, e poi nell'endgame, se vuoi, puoi fare le scelte alternative sia per fare i trofei che per vedere come sarebbero andate le cose, ed è una soluzione molto piacevole. Infatti da platinare non è difficile, è considerato abbastanza semplice da platinare, ma molto lungo. Per finire la storia ci vogliono quasi una trentina di ore, andando abbastanza dritto, ma per platinarlo si va anche oltre le 60, da quello che ho letto nelle guide. Perciò dedicherò a questo gioco gran parte del mio tempo, perché mi ha preso molto, già solo dall'inizio, e avevo voglia di tornare a vivere, a giocare un titolo con i samurai, perché è da Like a Dragon Ishin che non gioco niente con i samurai, e ancora prima da Ghost of Tsushima, perché non ne escono così tanti come si penserebbe, anzi ho proprio voglia di questo genere in confronto al fantasy occidentale di Dragon's Dogma, che è già più reperibile in tanti prodotti, basta pensare anche a Baldur's Gate come ambientazione. Perciò sono strasoddisfatto di Rise of the Ronin, ve lo consiglio, spero che questo video vi sia piaciuto, e come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un commento per dire la vostra. Io continuerò a giocarci e magari farò un video aggiornamento per la parte free roaming quando ci arriverò. Per adesso sono molto soddisfatto e non vedo l'ora di continuare a giocarci. Quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.